fai vedere, questo è, questa è la transizione per capire quando mandi un replay. Fai un bel stinger per l'anno prossimo, la wipe vuoi? Adesso il 24 hanno fatto un aggiornamento che ti danno anche i stinger modificati. Andiamo avanti così. Con il logo del campionato che entra e che esce. Sai cos'è? Sai qual è il problema? Che su 25 squadre lo sai fare solo tu questo, perché nessuno fa i replay, e questo è il problema. Sì, ma anche con l'OBS si può fare. No, lo so, ma il problema è che quasi nessuno ha tutta questa roba qua. Molti usano solo la telecamera e fanno tutto con la telecamera. La mia coppa è sana, comincia adesso, non so, a ballare. È nata a 100 km da Tanzania. Bravo. Da dove che sono nata io sono andata a qua. Saranno 80 km. Poi passare con lui fai un po' di scatto. Sì. E mi ha tutto. Poi sai cosa ti dicono? Che la federazione deve comprare 25 licenze di VMIX a tutti. Che poi alla fine quello ti chiedono. E chi lo... cioè... Conviene prima comprare un computer dedicato solo a quello, lo installiamo noi e gli diamo... E non gli diciamo come... Cioè la federazione fornirà il software. L'hardware o il software? Il dato tutto, se non può installare niente, né fare niente, modificare le impostazioni. Manda like. Yeah.
L'ultimo atto della Serie A Beretta femminile comincia in Veneto e comincia dalla Palamazotti, Mechanic Sistema Oderzo, Yomi Salerno e gara 1 di finale scudetto del massimo campionato in rosa. Amiche e amici di Eleven Sports, appassionati di pallamano, chi vi parla è Matteo Aldamonte, un cordiale saluto per la seconda volta nella storia del massimo campionato femminile. Venete e Campane dunque sono una contro l'altra per la serie di finale maggio 2019, questa è l'ultima volta che queste due squadre, anche l'unica per la verità, si sono affrontate in una finale per il tricolore e in quell'occasione tutto si era chiuso in 120 minuti in due partite con Salerno che riuscì ad avere la meglio. L'evoluzione della serie di fatto è la stessa perché si comincia ancora con gara 1 in Veneto per procede poi con gara 2 ed eventuale gara 3 al Palapalumbo di Salerno con le due ultime sfide, l'ultima potenziale gara 2 e poi la successiva eventuale gara 3 che si giocheranno tra domenica 16 maggio e eventualmente, come detto, poi martedì 18 maggio. Ma bisogna partire da qui, bisogna partire da questo confronto, da questa gara in casa della formazione opitergina, che se è vero che ha il palmarès sfavorevole perché Salerno ha vinto questo titolo in 7 occasioni, Salerno non ha mai alzato al cielo la coppa dello scudetto, al contrario però Oderzo può contare sul numero di precedenti favorevoli in questo campionato. Non ha mai perso contro Salerno la formazione giallonera, la formazione opitergina allenata da Cavallaro, che ha vinto sia in campionato in trasferta a Salerno con il risultato finale di 25-20 e poi è riuscita a vincere in Coppa Italia, nella finale di Coppa Italia, con la finale di 30-20 in quell'occasione a Salso Maggiore Terme. Era il 14 febbraio, lo ricordiamo, Salerno arrivava con diverse defezioni importanti causa Covid, su tutte quelle dei due terzini titolari, Ilara Dalla Costa e Suleiki Gomez. E poi per quanto riguarda invece il confronto che queste due squadre hanno giocato qui alla Palestra Mazotti, tutto si è risolto con un pari 24-24, chiaramente, e lo hanno detto entrambi i tecnici, sia Cavallaro da una parte che Laura Avram dall'altra. In finale cambia tutto, cambia l'atmosfera, le motivazioni sono ovviamente altissime e non solo, non si gioca in gara secca ma si gioca sulla distanza dei 120 minuti almeno, potenziali poi 180, e dunque è sicuramente una guerra di nervi quella su cui le due squadre, con cui le due squadre devono fare i conti e su cui le due squadre hanno dovuto preparare il lavoro in queste settimane. Serie di playoff molto molto raccolta, molto molto compatta nel tempo, questo perché la federazione ha dovuto necessariamente riadeguare il calendario della Serie A Beretta femminile in funzione delle gare di qualificazione ai campionati europei del 2022 che l'Italia giocherà dal 4 al 6 giugno in Grecia, affrontando le elleniche, lo ricordo, la Bosnia Erzegovina e la Lettonia. E dunque tutto compattato nel giro di due settimane con le gare di semifinale che sono iniziate, la serie di semifinale è iniziata lo scorso 5 maggio e tutto si è risolto poi in due partite, gara 1 e gara 2, con le vittorie della Yomi Salerno ai danni della C Lifestyle Erice, formazione neopromossa, e invece della Mechanic Sistema Oderzo contro il Brixen Sud Tirol. Anche Bressanone arrivava a questa serie di playoff con infortuni notevoli su tutti, quello di Sofia Ghilardi, una delle migliori marcatrici della formazione allenata da Ubinessing. Numeri di questa partita che non possono ovviamente prescindere da un nome, Arazai Duran, giocatrice che arriva a questa partita con il titolo di miglior marcatrice della Serie A Beretta 2020-2021 già nelle tasche, 215 reti, subito dietro c'è Giada Babbo che però non potrà più raggiungerla, causa ovviamente eliminazione dalla serie di playoff, dunque Babbo non potrà più giocare partite. Arazai Duran, come dicevamo, ha segnato 215 gol, di cui 25, pensate un po', nelle due partite di semifinale contro il Bressanone, 13 all'andata e 12 al ritorno, e dunque è una giocatrice dalla quale necessariamente la Yomi Salerno dovrà guardarsi con grande grande attenzione, una giocatrice che nella finale di Coppa Italia ha trascinato letteralmente la sua squadra con 14 reti a Salso Maggiore Terme. Dall'altra parte però, sempre in tema di numeri, c'è la difesa della Yomi Salerno, la meno battuta del campionato, una media di 21.2 reti a partita subite, 509 reti, nessuna squadra ha fatto meglio, questo ovviamente è un merito della difesa e dell'estremo difensore campano Elisa Ferrari. Tra pochissimo il fischio d'apertura della sfida, a dirigere l'incontro sarà la coppia formata dai signori Fato e Guarini.
coppia pugliese alla prima direzione di una finale scudetto. Al tavolo la coppia di delegati della Federazione Italiana Gioco Handball è formata dai signori Walter Fabian e Corrado Piffanelli, coppia arbitrale Gianni Fato e Luigi Guarino, il primo di Alberobello, il secondo di Fasano, coppia come detto pugliese per questa sfida, primissima finale in carriera per entrambi. Salerno recupera dopo i problemi, arriva a questa partita con tutti i suoi effettivi a disposizione, con uno starting seven che vede Ilara Dalla Costa in posizione di terzino sinistro, la Natasha Kurnic giocherà da centrale, il terzino destro invece è ovviamente Suleiki Gomez, Romeo e Capitan Pina Napoletano sulle ali, Lou Stettler in posizione di pivot, il portiere è Elisa Ferrari, dall'altra parte invece Pugliara e Costa sono le ali della Mechanic System Oderso, ovviamente tra i pali c'è Barbara Meneghin, Di Pietro Oyesvold, la giocatrice norvegese di 21 anni, Arasai Duran e Poderi sulla linea difensiva, sulla 6-0 impostata da Cavallaro. È iniziata la partita, attacca da destra a sinistra dei vostri schermi la Yomi Salerno, si difende in tenuta giallo-nera la Mechanic System Oderso. Primo possesso della partita subito con Kurnic che chiama Stettler con un incrocio, si muove centralmente dalla Costa che stacca dalla linea, prima rete della partita, sblocca il punteggio il terzino, classe 95 Ilara Dalla Costa, prima rete, una delle migliori marcatrici di Salerno a questo campionato, 116 gol all'attivo, uno dei punti fermi anche della Nazionale Azzurra, 59 presenze in Nazionale per Ilara Dalla Costa che con la maglia di Salerno ha vinto 3 titoli italiani, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppe. Attacca la Mechanic System Oderso per il primo attacco su difesa schierata nella sua partita, la palla per Oyesvold che prova a liberarsi della marcatura, Salerno subito con Kurnic con un buon ripiegamento da parte di Napoletano va a far sentire quello che sarà il leitmotiv di tutta la partita, ovvero difesa dura, e d'altronde lo dicevamo in precedenza, è la squadra meno battuta della Serie A Beretta femminile. Oyesvold prova subito a assaggiare il grado di attenzione che è molto alto di Natasha Kurnic, giro palla con l'uno contro uno solo accennato da parte di Duran che poi chiama con un incrocio con Loredo, giocatrice temibile. Oyesvold la palla per Di Pietro, mano sul volto da parte di Gomez che verrà sanzionata con un cartellino giallo, anche se i direttori di gara hanno la necessità di confrontarsi. Due minuti per Suleiki Gomez con la coppia arbitrale Fato Guarini che ha avuto la necessità di spendere un attimo in più sulla decisione. Effettivamente la mano di Gomez era un po' alta sul volto di Di Pietro e dunque, nonostante il timer della gara ci dica 1:34 trascorsi, c'è subito la prima superiorità numerica della partita in favore della Mechanic System Oderso. Di Pietro, la prima finta e il gol di Giorgio Di Pietro di pregevole fattura, questa rete del terzino classe 94, origini teramane. Giorgio Di Pietro ha vestito la maglia della Leader Cup Teramo ma anche della Amatori Conversano e lì ha vinto tutto prima di approdare ad Oderzo. 1-1 il risultato, hanno segnato Dalla Costa e Di Pietro, botta e risposta da una parte e dall'altra, Napoletano. Il pallone per Manojlovic, poi Romeo, una serie di incroci per far muovere Salerno, la palla schiacciata per l'uno contro uno da parte di Manojlovic che deve rigiocare il pallone verso Dalla Costa, arriva Kurnic da lontano, accennato sotto contatto l'uno contro uno di Kurnic che finisce a terra, non risparmia colpi neanche Oyesvold nei confronti del terzino di nazionalità montenegrina della Yomi Salerno, arrivata nel mercato invernale Natasha Kurnic dopo aver vestito la maglia della C Lifestyle Erice, lungo curriculum per questa giocatrice di grande esperienza. 9 metri, si ricomincia dalla linea tratteggiata dove Stettler e Kurnic aspettano Dalla Costa, altissimo il grado di attenzione della difesa di Oderzo. Palla per Kurnic, pasticcia un po' Salerno che prova poi con Kurnic, la cui conclusione viene neutralizzata senza problemi da Barbara Meneghin e si va dall'altro lato dove c'è l'uno contro uno da parte di Arasai Duran che si avvita su se stessa, lo scarico per Eleonora Costa, riesce a chiudere in qualche modo Lou Stettler, esulta tutta la panchina di Salerno perché ovviamente quando Arasai Duran arriva lanciata come nell'ultima azione bisogna davvero impegnarsi molto per riuscire a serrare le fila. Salerno è in inferiorità numerica, serve una
giocata spettacolare da parte di Giorgia Di Pietro, e questo è un gioiello di Giorgia Di Pietro in sottomano, grandissima rete, lo stiamo riapprezzando nel replay, davvero un grandissimo gol quello di Giorgia Di Pietro per il 2-1, 2 su 2 per Di Pietro, due reti per lei in questa partita. Ottimo l'inizio della terzino della Mechanic Sistema Oderzo. La palla per Gomez, l'uno contro uno di Gomez, tenta il servizio su Stettler che viene fermata in maniera irregolare ma efficace da Poderi, 9 metri. Krnic che chiama con un incrocio Gomez ed era solo una finta per riuscire ad ingannare la difesa di Oderzo. Ci sarà anche un due minuti per Oyeswold, dunque anche in questo caso le squadre si equivalgono in questo avvio di partita, perché immediatamente dopo il due minuti riportato in casa Salerno, adesso sarà Oyeswold ad accomodarsi sulla panca dei cattivi, e Suleiki Gomez, che nel frattempo è rientrata, ha la possibilità di andare dalla linea dei 7 metri a duellare con Barbara Benighin. E non sbaglia, rete da parte di Gomez, 4 i giri di lancette dell'orologio di questa gara 1 di finale scudetto, perfetto equilibrio, 2-2 il punteggio, attacca con la marcatura uomo su Duran Loderzo. C'è Romeo che marca a vista per tutto il campo Arasai Duran. Soluzione questa che probabilmente vedremo spesso in corso di partita sui passaggi di superiorità numerica di Salerno, e questo naturalmente per portare giocatrici ritenute da Avram meno temibili al tiro, come in questo caso Poderi, anche se Di Pietro ha fino ad ora avuto il braccio piuttosto caldo. Riesce comunque in qualche modo Salerno a recuperare il pallone proprio per effetto di una palla gettata via da Di Pietro, lo scarico per Napoletano, anche Salerno però pasticcia su questo possesso, su questa seconda fase in velocità, e dunque nulla di fatto, non cambia il risultato, a Oderzo va benissimo così, e questo naturalmente in relazione alla inferiorità numerica con cui la formazione giallo-nera deve fare i conti. Duran si piazza come alla sinistra e Costa che scala come terzino per cercare in qualche modo di costruire qualcosa di efficace, non ci riesce però, anzi commette uno sfondamento e lo commette anche Krnic. Duran è tutta sola, non è rientrata e dunque può duellare e sbloccarsi, può duellare con Elisa Ferrari e sbloccarsi, sbloccare il proprio tabellino personale. Prima rete in questa gara 1, in questa serie di finale scudetto per Arasai Duran. Tentativo di passaggio al pivot da parte di Dalla Costa, c'è una spinta ai danni di Settler, si ricomincerà dalla linea dei 9 metri con quasi 6 minuti trascorsi al Palamasotti di Oderzo. Primo atto della serie di finale scudetto che assegnerà il 51esimo titolo italiano della Serie A Beretta femminile. Krnic, Dalla Costa, ancora Krnic per Gomez, poi la palla per Krnic che torna da Romeo, Krnic ancora, di nuovo Gomez, lo scarico per la conclusione da parte di Napoletano e la parata di Meneghin, deve rientrare Pira Napoletano. Rivediamo quello che è successo, rivediamo la conclusione parata ai danni di Napoletano, il capitano della Iomi Salerno, sullo scarico aveva tentato una conclusione che avrebbe dovuto mettere in difficoltà l'estremo difensore Opitergino, è riuscita però Barbara Meneghin ad opporsi e a chiudere la porta. Oyeswold, Di Pietro, Colloredo ha giocato d'appoggio, Duran, Oyeswold, Duran schiaccia la difesa, altro sottomano, questa volta para Ferrari, ci aveva riprovato nuovamente con la sua soluzione, piedi a terra sugli appoggi, Giorgia Di Pietro, Gomez, siamo dall'altro lato, lo scarico per Napoletano che però deve risalire, Dalla Costa, il tiro di Ilaria Dalla Costa, bella rete questa di Ilaria Dalla Costa che mette il pallone sul palo lontano, tocca Meneghin, replay per questa conclusione sui due passi ma con una rincorsa davvero ridottissima. Ilaria Dalla Costa, giocatrice cresciuta moltissimo con la maglia di Salerno, lei che è nata a Busto Arsizio, è cresciuta sportivamente nelle fila della Cassano Magnago, arrivando a disputare finali di Coppa Italia e finali scudetto, poi il trasferimento come ricordavamo in precedenza nel 2017 a Salerno. Arasai Duran, pallone all'incrocio dei pali, Ferrari è una statua di sale per la seconda rete della partita di Duran, la prima rete con il marchio di fabbrica della giocatrice cubana che stacca dalla linea dei 9 metri e spiazza l'estremo difensore avversario, schema chiamato da Krnic,
A lei sono state affidate le chiavi del gioco in questo inizio di gara. Questa gara 1 di finale scudetto. Ancora la carta Manojlovic da giocare però. Avram lo scarico dietro la schiena, se lo prende Napoletano questo tiro e questa volta non sbaglia. Il capitano della Iomi Salerno non perdona la seconda chance e questa è un'invenzione di Napoletano, è un gol anche di mestiere perché alza con il polso la traiettoria, mette il pallone sotto la traversa, sopra alla testa di Meneghin. 4-4 il risultato, 8,5 giocati. Duran per Oyeswald, costruisce Oderzo. Si gira Oyeswald che prova a liberarsi dalla marcatura, intanto protesta sulla linea dei 6 metri Costa per un trattamento non esattamente elegante, almeno a suo dire, da parte di Stettler. Ancora un tiro in appoggio da parte di Di Pietro, para nuovamente Ferrari che dà l'impressione almeno sulla giocatrice Terramana di aver preso le misure. Dalla Costa, arriva in corsa dalla Costa, i passi fischiati, cambio di possesso, la recupera Oderzo che prova ad accelerare, almeno con lo sguardo Duran ha lanciato un'occhiata per vedere se c'erano compagne libere in prima fase. Nulla di tutto questo però è accaduto, Oderzo ha comunque la palla del nuovo più uno nelle mani. Di Pietro per Oyeswald. Duran si fa vedere Pugliara che si è vista pochissimo in questo avvio di partita, la palla sguscia via come una soponenta dalle mani di Duran, la può rigiocare nuovamente Oyeswald, la palla schiacciata per Colloredo, ottimo il suo movimento sulla linea, tiro dai 7 metri conquistato dalla Mechanic System Oderzo con questo ottimo movimento di Colloredo, si è fatta vedere sulla linea. Bottino di 73 reti in stagione per Colloredo. Dalla linea ci va naturalmente Arasai Duran, che non sbaglia. 3 su 3 al tiro per Duran. Una in contropiede, una dai 9 metri, l'altra dalla linea dei 7 metri. Dalla Costa. Salerno ha giocato sulla rimessa veloce, palla che era arrivata a Romeo. Buona la chiusura difensiva di Oderzo che riesce ad infastidire il possesso campano. Linea tratteggiata a 9 metri, si ricomincia. Dalla Costa, Körnic, Gomez, palla sporca per Romeo, ci sarà un cartellino giallo ai danni di Eleonora Costa, anzi di Poderi. Già una sospensione temporanea per parte dopo i primi 10 minuti, 11 in questo istante. Dalla Costa, che risale, la conclusione di Lara Dalla Costa, un gol non solo di grande tecnica ma anche di grande intelligenza e di senso della posizione, perché rivediamo il replay con la chiusura di Duran che arriva all'ultimo istante e dunque toglie le possibilità di assist, di passaggio da parte di Dalla Costa per il suo pivot. Per Stettler è grande elasticità mentale da parte del terzino di Salerno nel ricalibrare immediatamente il suo movimento e trovare spazio e tempo per la conclusione. 5-5 il punteggio. Duran, Colloredo ancora una volta un ottimo movimento e questa è una gran parata però di Elisa Ferrari che si abbassa e riesce a riconquistare il pallone e poi ad evitare anche una rimessa in gioco sbagliata. Il tiro da parte di Colloredo e il tiro di un pivot che si trova già in caduta. L'astuzia di Ferrari è quella di posizionarsi sull'unico palo a disposizione della giocatrice Opitergina che conclude proprio lì addosso all'estremo difensore originaria di Bazzano in Emilia Romagna. È ormai uno dei punti cardine della Iomi Salerno. Tiro dai 7 metri, molto brava Suleiki Gomez nell'uno contro uno. Dalla linea Ilara Dalla Costa si incarica della battuta con Salerno che ha la possibilità di mettere la testa avanti. Una finta e non sbaglia. Ilara Dalla Costa spiazzata, Barbara Meneghin, il gol del 6-5. Mette il naso avanti Salerno. 12-40. Si corre sulla distanza ovviamente dei due tempi da 30 minuti, ma come ricordavamo in precedenza questa è una gara che dura almeno 120 minuti, almeno due partite. Si gioca una serie al meglio delle tre. Colloredo di Giorgia Di Pietro con il piede destro avanti,
anche con il tocco del muro che probabilmente manda fuori casa. Questo è un assist intanto geniale di Krnic, un colpo da biliardo per Romeo che arriva sulla corsa, il morso dell'ex, la rete da parte di Vicky Romeo che non sbaglia. Gol del 7-6, Salerno replica immediatamente al momentaneo pari di Giorgia Di Pietro, che fino ad ora con tre marcature assieme a Duran è la miglior marcatrice della compagine di casa. Bell'assist anche questo a Colloredo da parte di Giorgia Di Pietro, palla che arriva al pivot di Oderzo, tiro dai 7 metri. Duran che può salire a quota 4, l'aspetta Elisa Ferrari sulla linea, rete. Aveva provato a variare posizione Elisa Ferrari. Salerno che attacca sulla rimessa veloce e fa bene. Questa è una, naturalmente un'azione provata e riprovata con Pino Napoletano che batte dal centro del campo e poi va a piazzarsi come secondo pivot, questo per schiacciare la difesa di Oderzo e facilitare gli ottimi tiratori di Salerno. È un'ottima tiratrice però anche Arasai Duran, anche senza la necessità di azioni combinate da parte delle sue giocatrici. Qui la cubana fa davvero tutto da sola e lo fa come al solito meravigliosamente bene. Altra gran rete di Duran dai 9 metri, tocca Ferrari, quinta rete di Duran, 8-8 il risultato quando sta per scoccare il primo quarto d'ora. Krnic dalla costa che si era mossa per farsi vedere, copre la linea di passaggio di Pietro. Ancora Krnic, il tiro di Krnic, palla che colpisce il palo, anche questo però è un colpo lasciato partire col contagiri perché il pallone colpisce il palo e finisce in porta. E arriva il primo time out della partita, lo chiama dopo un quarto d'ora esatto, 15-09, lo chiama, come dicevo, il tecnico di origini siracusane Alessandro Cavallaro e il tecnico della Mechanic System Oderzo dallo scorso anno. Prima guida tecnica della formazione Eupetergina dopo aver diviso la panchina l'anno scorso nella stagione interrotta dopo la Coppa Italia con Giovanni Nasta, l'attuale allenatore della Cassa Rurale Pontinia. Squadra che stanno per fare il loro rientro sul 40x20 del Palamasotti che ha ospitato quest'anno le gare interne della Mechanic System Oderzo. Ricordo il programma della serie di finale, si andrà domenica alle 18.30, stessa ora del fischio d'apertura di questa sera. Per gara 2 si andrà, come dicevo, alla palestra Palumbo di Salerno, che potrebbe essere anche casa di gara 3, nel caso in cui dovesse servire il terzo match. Questo in effetti perfetto del miglior piazzamento del primo posto e dei risultati della regular season da parte di Salerno, che ha chiuso davanti a tutte le altre il cammino della stagione regolare. Manojlovic intanto è entrata sul campo in marcatura uomo su Duran, ma soprattutto ha provato qui un anticipo per andare a recuperare il pallone, errore di Duran che tira in maniera un po' frettolosa, questa volta perde di vista la porta. Manojlovic che ha ricevuto il pallone, l'uno contro uno, la palla per Gomez, poi si va da Stetler, azione orchestrata alla perfezione dalla Iomi Salerno, pallone che arriva poi sulla linea, è un'ottima finalizzatrice Stettler, ottima l'azione che rivediamo ancora nel rallenti con tutti i passaggi sotto contatto di Salerno. Azione giocata con un buon grado di velocità, quanto basta per evitare l'intervento difensivo. Fallo ai danni di Beatrice Pugliara da parte di Piena Napoletano. Oyeswold, Duran tenuta lontana con la marcatura uomo di Manojlovic. Gioco fermo, bisogna ricalibrare il timer della Palamasotti. 16:26. Come vedete in grafica sono i minuti giocati. Con la coppia di delegati al tavolo, Piffanelli-Fabian, che dialoga.
ancora gioco fermo. Gioco fermo per attendere il cronometro. Noi stiamo vedendo intanto alcune delle azioni che hanno caratterizzato questo primo quarto d'ora di gioco. Si ricomincia. Hoijsvold. L'uno contro uno da parte di Pugliara, che subisce fallo in elevazione, ma si continua a giocare con Loredo. Sfondamento con la chiusura difensiva di Salerno. Siamo dall'altro lato. Gomez alza la testa, trova in Manojlovic le mani a cui affidare il pallone. Ci sarà un 2 minuti ai danni di Pugliara, che prima si è lamentata per il fallo che aveva probabilmente subito dall'altro lato e con un po' di frustrazione addosso è andata nella fase di ripiegamento ad atterrare con ingenuità. Ramon Manojlovic ce n'è abbastanza per accomodarsi in panca per i prossimi 2 minuti e per lasciare Oderzo con la inferiorità numerica. Krnic. Il pallone lavorato da Gomez che va in scavalcamento e la rete di Sulejk Gomez. Lo scavalcamento su Vito Bello che stava lavorando da secondo difensore. A replay anche per questa bella rete di Sulejk Gomez, il gol dell'11-8. Salerno adesso sta provando ad accelerare, lo ha fatto con una serie di ottime seconde fasi e con questa segnatura da parte di Sulejk Gomez in una situazione in cui Oderzo sta forzando i tiri ed è in inferiorità numerica. Volevano la deviazione le giocatrici di Oderzo, ma si può ripartire. Ha rimesso il pallone in gioco Ferrari, la palla scaricata direttamente per Napoletano che ha tanto spazio. Palo da parte di Pira Napoletano con la conclusione per chiudere, per provare a mettere in difficoltà Barbara Meneghini che si sgola con le sue compagne di squadra. Un tiro troppo frettoloso di Poderi nell'azione precedente. Meneghini che predica calma alle compagne anche perché Oderzo è in inferiorità numerica e ha la sua migliore realizzatrice marcata quasi sempre a uomo di fatto dalla difesa di Salerno con Manojlovic che si prende cura di Duran. L'uno contro uno proprio di Arasai Duran che ricomincia da Hoijsvold che deve risalire. Poderi, Di Pietro va in palleggio, la finta di tiro, poi Poderi, non c'è spazio però, fa fatica Oderzo, il tiro dai 9 metri da parte di Costa che non è esattamente una tiratrice dalla distanza. Errore di lancio da parte di Napoletano che regala il pallone alla Mechanic System Oderzo. Il lancio era destinato a Vittoria Romeo. Fuori misura però il lancio del capitano della Juventus Salerno, si ricomincia sempre dall'11-8, si ricomincia soprattutto col pallone ancora in mano ad Oderzo. Rientra con Loredo che si riposiziona sulla linea dei 6 metri come pivot, c'è anche Duran sulla linea, 2 pivot, il sottomano, palla che sfila al lato, ci aveva provato Giorgio Di Pietro, ancora un errore al tiro da parte di Oderzo, c'è la possibilità per Salerno di accelerare. Manojlovic in seconda fase, la palla ancora per Manojlovic che subisce fallo, si ricomincia dai 9 metri. Stettler, Salerno sta cercando moltissimo la rapidità, la velocità delle azioni in seconda fase o in rimessa veloce. Cerca invece di abbassare il numero dei possessi, di andare maggiormente al piccolo trotto Oderzo, anche se Cavallaro dovrà probabilmente inventare qualcosa nei prossimi minuti perché tagliati i rifornimenti a Duran, Oderzo sembra davvero far fatica nel costruire conclusioni pulite anche perché i tiri di Di Pietro risultano sorprendenti se lasciati partire appunto a sorpresa e quindi in maniera episodica, un po' meno se partono in maniera sistematica. 11-8 il risultato, al 19° minuto ha sbagliato anche Salerno però e il risultato non si sblocca, non si schioda. 9 metri per Costa. Un 9 metri importante perché permette a Duran di riavvicinarsi e di giocare il pallone sfruttando la distanza, di provare a creare la superiorità numerica. Fallo della difesa di Salerno su Hoijsvold, 9 metri. Duran, la palla per Colloredo, è lo sfondamento fischiato a Colloredo. Krnic.
Salerno alza come al solito il ritmo, c'è il doppio pivot, bisogna attaccare a destra, Krnic. Il tiro da parte di Napoletano con l'invasione, bisogna attaccare a destra, continuava a ripetere dalla panchina Laura Avram con il taglio sistematico da parte di Napoletano sulla seconda fase di Salerno, almeno in queste ultime azioni, per provare appunto a creare la superiorità numerica su quel lato. Passaggio molto bello questo di Di Pietro per la conclusione di Costa, che viene toccata duro al momento del tiro. Ingenuità da parte di Romeo, che si becca un 2 minuti sospensione temporanea. Delizioso l'assist da parte di Giorgia Di Pietro, palla dietro la schiena, grano look quello del terzino della Mechanic Sistema Oderzo, di cui si sta prendendo cura adesso Alessandro Cavallaro, lontano dalle inquadrature. Ha chiesto calma alla sua giocatrice. La partita è ancora lunga, la serie è ancora lunghissima. E Arasai Duran intanto fa il suo dovere fino in fondo, mette dentro il gol dell'11-9 quando siamo al 20° minuto, 20 minuti giocati. Krnic. Napoletano. È entrata Lauretti Matos, che poi esce, stava giocando con l'extra player Salerno, Manojlovic. Buona la chiusura di Vito Bello, 9 metri però, c'è stato un fallo ravvisato dalla coppia arbitrale. Salerno aveva dato principio all'azione con l'extra player. Dopo i 2 minuti di Romeo, Krnic, in inferiorità numerica Salerno, Krnic con il braccio avanti, sfondamento fischiato. Duran per Oyeswold e Manojlovic, che aspetta come al solito Arasai Duran al centro del campo per la marcatura uovo. Qui salta la copertura difensiva di Salerno, ne approfitta in maniera eccellente Giorgia Di Pietro, che cambia soluzione di tiro e ritrova la gioia del gol. 2-0 di controparziale da parte della Mechanic Sistema Oderzo rispetto all'allungo della IOMI Salerno, 11-10 il punteggio, tutto rimesso praticamente in equilibrio. Manojlovic rientra dalla costa, che gioca a sinistra nella sua posizione abituale. Gomez, Manojlovic, taglio di Napoletano, Ramona Manojlovic, Lauretti Matos regala il pallone, Salerno aveva la porta vuota, rischia tantissimo qui Lauretti Matos. Fallo su Gomez, che ovviamente cerca il contatto e fa correre via i secondi. Manojlovic dalla costa, conclusione in appoggio, para Meneghini, conclusione centrale quella di Lara dalla costa, non irresistibile questo tiro di dalla costa. Duran, marcata uomo da Manojlovic, sono le migliori marcatrici delle due squadre. Di Duran dicevamo dei 215 gol all'attivo in campionato, ne ha segnate 140. Ramona Manojlovic, gran palla dentro di Di Pietro, sbaglia con Loredo e questo può diventare un problema alla lunga per Oderzo, questi errori dalla linea dei 6 metri da parte di Colloredo. Time out dopo quasi 23 minuti, chiamato da Laura Avram in una situazione di sostanziale equilibrio, soprattutto dopo che Salerno ha incassato un 2-0 di contro break da parte di Oderzo. Queste due formazioni, come ricordavamo in apertura di telecronaca, in semifinale hanno eliminato Salerno l'AC Lifestyle Erice vincendo in trasferta 36-31 e poi soffrendo oltremodo in casa, ma riuscendo comunque a bissare la vittoria 33-29 il finale, in una gara molto molto equilibrata e molto combattuta con tante reti. Vittoria in trasferta anche per Oderzo a Bressanone contro il Brixen su Tirol 29-27 in Alto Adige, poi più agevole il 27-20 qui alla palestra Masotti. Stiamo rivedendo intanto, mentre Avram continua a spendere qualche parola con le sue giocatrici tutto attorno, la lavagnetta, alcune delle azioni più belle e più entusiasmanti di questo primo tempo di questa gara 1 di finale scudetto della Serie A Beretta femminile. Una stagione sicuramente non facile per tutte le formazioni del massimo campionato, alle prese con
le difficoltà legate alla pandemia. Sia Oderzo che Salerno hanno dovuto fronteggiare anche lunghi periodi di stop, in particolare Salerno lo ha pagato poi nella roulette della Coppa Italia, arrivando a giocarla con assenze importanti e nonostante questo riuscendo comunque a centrare la finale, poi vinta però meritatamente dalla Mechanic System Oderzo. Palla per Duran, intanto Salerno ha segnato il gol del 12-10 al rientro dal timeout. Siamo al 23esimo. Oiesvold, palla schiacciata, uno contro uno di Costa che va verso l'esterno, tiro dai 7 metri conquistato da Eleonora Costa, con la chiusura in ritardo da parte di Romeo. Si arrabbia Avram in panchina, isolato il suo primo difensore. Eleonora Costa è una giocatrice che ha nelle corde questo uno contro uno molto esplosivo, con la dinamite sotto i piedi. Duran contro Ferrari, si rinnova il duello, non cambia l'esito. Arasai Duran, e adesso il tiro dai 7 metri diventa il luogo da cui ha avuto le maggiori soddisfazioni nella questa partita. Napoletano per Dalla Costa. Manojlovic. Gomez. Si fa vedere Napoletano che lascia il pallone a Manojlovic. Ancora Dalla Costa, due pivot per Salerno. Manojlovic, Gomez, si torna da Romeo. Continua il giro palla prolungato di Salerno sotto passivo. Deve risolverla con un tiro da fuori, in questo caso Suleiki Gomez. Il tiro viene parato da Merighin che riesce a neutralizzare. Accelera Oderzo, il pallone per Di Pietro, poi Oiesvold. Di Pietro ancora, palla schiacciata dentro, l'invenzione di Eleonora Costa per Colloredo che torna a far gol. Ma questa è una notizia importante per la Mechanic System Oderzo, il gol del 12-12 quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti del primo tempo. La palla per Gomez che prova a liberarsi con uno scavalcamento, fallo e 9 metri. Dall'11-8 in favore della Iomi Salerno. Siamo arrivati a questo 12-12, cambia difesa adesso Cavallaro con Vito Bello in posizione di centroavanti. Dalla Costa, il pallone largo direttamente per Gomez, c'è un cambio di posizione. Salerno con due pivot, prova a schiacciare la difesa avversaria, fallo ai danni di Manojlovic. E due minuti per Oiesvold, che perde un po' della proverbiale calma scandinava e ha qualcosa da dire all'indirizzo della coppia arbitrale, non contentissima. Tina Oiesvold, 21 anni, cresciuta sportivamente nelle fila dell'Arvik, uno dei club in assoluto più titolati nella storia della palmano norvegese, con 20 titoli nazionali all'attivo, oltre a successi anche in Champions League. Dalla Costa, dalla linea dei 9 metri, diventa letale Ilara Dalla Costa quando è ben lanciata, quando la difesa avversaria soprattutto è costretta ad aspettarla, come in questo caso, e qui ha preso un tiro da distanza considerevole. Sempre marcata uomo Duran. Poderi. Il pallone per Di Pietro, poi Poderi la lascia andare Manojlovic quasi inspiegabilmente, infatti ha chiesto scusa. Ci pensa Ferrari a salvare letteralmente, a tirare fuori dai guai Manojlovic, dalle ire di Avram e in generale Salerno, dalla possibilità di subire un gol. E qui Manojlovic va a rifarsi con questa buona difesa alta sui 9 metri. Duran la tiene Dalla Costa, 9 metri ancora. Si riparte, sempre Duran, il tiro murato da Dalla Costa, il gran muro e poi l'errore al tiro da parte di Di Pietro, che ha avuto fretta di concludere provando a sfruttare la disattenzione della difesa di Salerno dopo il muro. La palla per il gol di Pino Napoletano, una accelerazione da parte di Salerno, una seconda fase orchestrata alla perfezione. Rivediamo ancora la superiorità numerica, si è creata dopo l'uscita un po' avventata di Pugliara, che nella fase di rientro ha cercato di anticipare il passaggio e questo ha generato un buco a sinistra, laddove lavora e agisce Napoletano, che non ha sbagliato sull'assist di Dalla Costa. Ottimo lavoro difensivo di Dalla Costa su Duran nell'azione precedente.
Di Pietro, la palla dentro per Duran che prova a sfruttare la fisicità, poi si va da Pugliara che deve risalire, va a prenderla da lontano Napoletano, fallo e 9 metri. Duran. Di Pietro, da fermo questo tiro, non fa fatica a controllare quel pallone Ferrari, deve ricominciare immediatamente a Salerno, così ordina Avram. Ferrari ha rimesso in gioco, poi la palla per il tiro di Lauretti Matos che è stata toccata al momento della conclusione, ha ricevuto l'assist da Suleiki Gomez. 2 minuti per Eleonora Costa, che facendo agli arbitri io non ho fatto nulla. Non hanno avuto dubbi però i signori Fato e Guarini nel sanzionare con un 2 minuti Costa e nella premiare l'azione di Salerno e in ultima istanza di Lauretti Matos, che era stata l'autrice del tiro. Manojlovic contro Meneghin, para Meneghin, intervento di Baravano Meneghin, parata importante questa. Rivediamo l'azione con l'intervento dell'estremo difensore e capitano della Mechanic System Oderzo, ha vestito anche la maglia del Cassano Magnago, conosce la palla, attacca come le sue tasche Barbara Meneghin. Manojlovic, il tiro da parte di Gomez è stata atterrata però dalla difesa di Oderzo. 9 metri, 1 e 20, prima di andare all'intervallo. Manojlovic dalla Costa, il tiro dalla distanza, palla che colpisce il palo, poi torna nelle mani di Manojlovic, nessuna giocatrice di Oderzo raccoglie la ribattuta, il pallone per Napoletano, para Meneghin, palla che è terminata oltre la linea laterale, dunque il possesso resta alla Iomi Salerno. Rivediamo il tiro da parte di Napoletano e la parata di Meneghin. Manojlovic per dalla Costa, prova un passaggio largo che non arriva a destinazione per effetto di un buon gioco d'anticipo con le mani e con le braccia alte da parte della difesa della Mechanic System Oderzo, che potrebbe avere l'ultimo tiro del primo tempo nelle mani. 30 secondi da giocare, ci prova Duran che subisce fallo, occhiata al cronometro, tutte le giocatrici con lo sguardo alto ovviamente. 20 secondi, 14-12 a favore della Iomi Salerno. Oyesvold deve evitare i passi, poi si lascia atterrare, questo per propiziare ovviamente la giocata di Duran che va con una finta, poi lascia con un incrocio alla corrente Pugliara, fallo e 9 metri. Il tiro di Duran da fermo, la rete di Arazai Duran che indossa il mantello da Superman per questo gol della Mechanic System Oderzo, il gol del 14-13, è così che si va all'intervallo con una grandissima rete di Arazai Duran, il suo marchio di fabbrica per chiudere in sostanziale equilibrio il primo tempo. Salerno è avanti di un gol, ma Oderzo ha dimostrato in modo particolare con le giocate di Duran e di Giorgio Di Pietro di poter stare in equilibrio, di poter tenere perfettamente in equilibrio l'andamento della partita. E dunque sono tutti da vivere i secondi 30 minuti dalla Palamasotti di Oderzo per questa gara 1 di finale scudetto. Da un lato le padrone di casa della Mechanic System Oderzo, dall'altro la Iomi Salerno. Noi ci fermiamo, andiamo in pausa e poi torniamo per il racconto dei secondi 30 minuti. A tra poco.
Oderzo per il secondo tempo di gara 1 di finale scudetto tra Mechanic System Oderzo e Iomi Salerno. Si ricomincia dalla 14-13 in favore della formazione campana su quella giallo-nera. Sarà una precisazione numerica rispetto ai dati riportati nel corso del primo tempo, perché la Iomi Salerno è sì la miglior difesa, ma tra le quattro squadre che hanno giocato i playoff scudetto, mentre la miglior difesa sulle 24 partite della regular season è quella della Libest Espresso Mestrino, con 494 reti e una media di 20 gol e mezzo subiti in stagione. Dunque un dato sicuramente estremamente positivo per la formazione allenata da coach Giovanni Lucarini. Nel frattempo è successo un po' di tutto, perché entrambe le squadre hanno segnato un gol per parte, dunque 15-14, di fatto tutto questo con un gol per lato non cambia la sostanza della partita, perché siamo sul 15-14 al 31esimo dopo il più uno con cui Salerno era andata all'intervallo. Ci prova Costa, che trova, nonostante il tocco da parte di Elisa Ferrari, la rete della parità 15-15. Gomez, ritmi alti in questo avvio di ripresa, palo colpito da Stettler, il pallone riconquistato da Oderzo con Pugliara che difende il pallone dagli assalti e dai ritorni dell'attacco salernitano. Stettler fallisce la sua conclusione, palla in mano alla Mechanic System Oderzo, che adesso ha la possibilità di portarsi in vantaggio. Di Pietro, pallone complicatissimo di Di Pietro per Pugliara, che è stata atterrata in maniera fallosa, 9 metri. Nonostante il colpo, Pugliara può riprendere posto. Sempre marcatura uomo di Lauretti Matos su Duran. Di Pietro, sotto mano di Giorgia Di Pietro, palla che finisce al lato. Aveva provato a sorprendere Elisa Ferrari, che l'ha guardato e ha lasciato sfilar via il pallone sull'esterno. Prova a liberarsi della marcatura Kurnic, fallo in attacco, sfondamento, cambio di possesso. Sbagliano entrambe le squadre, il lancio da parte di Duran, sbaglia anche Vito Bello nella ricezione con la palla schiacciata da parte di Duran, non facile da controllare. Errore da ambedue le parti, errori per la verità reiterati. Gomez per Manojlovic, dalla Costa. Il pallone lasciato a Stettler, dalla Costa può andare in uno contro uno, il tiro di dalla Costa, si abbassa Meneghin, grande intervento questo di Barbara Meneghin, una parata che dà sicurezza alla sua difesa e che permette ad Oderzo di difendere la porta, anche se il rimpalo ha favorito nuovamente Salerno. Gomez aveva provato con un assist sulla corrente Manojlovic, 9 metri, si allungano i tempi di questo attacco di Salerno. Stettler, Gomez, cioè il taglio di Lauretti Matos. Gomez, il tiro di Gomez, ancora una volta Meneghin, che è salita di tono in questo avvio di ripresa. Di Pietro, Costa, mentre stiamo rivedendo il replay dell'azione precedente, e Oswald ha pasticciato con la ricezione di quella palla. Cambio di possesso, il pallone riconquistato ancora una volta da Salerno, un po' per effetto delle parate di Meneghin, un po' per effetto di palloni che sgusciano via dalle mani come saponette. Il risultato è sempre fermo in totale parità 15-15. Manojlovic per Gomez, il taglio di Napoletano, impreciso il passaggio di Gomez, lamenta una spinta alla cubana non ravvisata però dalla coppia arbitrale. Si riparte da Giorgia Di Pietro, nuova palla del più uno in mano a Oderzo, si fa tutto buio con le mani di Elisa Ferrari che interviene su Costa, e allora Stettler dall'altra parte, Lauretti Matos che deve risalire e tornare da Gomez e rallentare poi, perché Oderzo nel frattempo ha ripiegato in una maniera efficace, si è riposizionata. Dalla Costa, Manojlovic, ancora Gomez, palla che le finisce sui piedi, cambio di possesso, buona questa azione in velocità almeno fino alla prima fase da parte di Pugliara, che poi però ha commesso uno sfondamento perché è franata addosso alla difesa avversaria. Il tiro e finalmente si torna a segnare, lo fa
il capitano di Salerno Pino Napoletano con questa palla ricevuta da Ramona Manojlovic e il pallone messo in fondo al sacco e il gol del 16-15, il tanto ricercato gol del più uno lo trova la Iomi Salerno. Oyesvold per Di Pietro, palla dentro per Colloredo che non sbaglia, si era posizionata avanti al difensore e questo naturalmente le ha permesso poi di avere un vantaggio concorrenziale notevole nel andare alla conclusione. Buono il muro di Oderzo che adesso vuole accelerare con Duran che fa tutto da sola, fa valere lo strapotere fisico, rete da parte di Arasai Duran per il 17-16, controparziale di 2-0 da parte di Oderzo per portarsi in vantaggio il pallone largo, la buona chiusura difensiva di Giorgia Di Pietro, fallo ai danni di Manojlovic, 9 metri con Salerno che ha incassato questa accelerazione, questo tono di voce improvvisamente alzato nell'andamento della partita da parte di Oderzo. Dalla Costa, Gomez, il palleggio di Suleiki Gomez, la palla per Dalla Costa, il tiro sotto contatto, palla che è terminata fuori rispetto alla porta difesa da Meneghin, solita marcatura strettissima su Duran. Costa, Di Pietro, Oyesvold prova a girarsi, arriva rischiando qualcosa perché arriva con la schiena sul difensore, 9 metri. Di Pietro, Costa, l'uno contro uno da parte di Pugliara che subisce fallo, 9 metri. Palleggio di Oyesvold, poi Di Pietro, prova a scaricare su Costa che si prende un tiro complicatissimo, coniglio fuori dal cilindro, questo di Eleonora Costa, gran rete per il 18-16, più 2 Oderzo, la palla per Gomez sotto contatto, poi l'autostrada per Ramona Manojlovic che arriva dritta come un treno e non sbaglia per il 18-17, risponde Salerno, stiamo rivedendo però la gran rete saltando con il cosiddetto piede falso, ovvero lo stesso piede del braccio di tiro, e Eleonora Costa regala una perla autentica e questo poi è il gol invece con cui Manojlovic ha suonato la carica in casa Iomi Salerno, fallo di Napoletano su Pugliara che sta puntando sistematicamente il suo primo difensore, ovvero Pino Napoletano. Si scalda intanto Belen Canessa Perez sulla panchina della Iomi Salerno. Di Pietro, palla schiacciata per Duran, troppo lontana per far male alla Rosai Duran che perde il contatto col pallone per un attimo, subisce fallo però Duran e adesso Salerno deve ripiegare con Lauretti Matos, gli arbitri fermano però la rimessa in gioco di Oderzo. Duran si è riposizionata, Salerno, Duran sotto contatto, lo scarico però Oyesvold, il tiro debole da parte della norvegese, palla che è terminata alta, si è vista pochissimo al tiro Oyesvold. Gomez che prova a farsi vedere a sua volta al momento della conclusione, un tiro centrale però non fa difficoltà Meneghin che chiede pazienza alle compagne, non ce l'ha questa pazienza Giorgia Di Pietro che regala letteralmente questo possesso alla Iomi Salerno che non ha bisogno per il potenziale offensivo di cui dispone di questi palloni, lo ripetiamo, letteralmente regalati dall'attacco di Oderzo con Di Pietro perché poi Gomez vola fino al terzo piano e la mette dentro, 18-18, 2-0 contro break, parità. Di Pietro, la palla però Oyesvold, poi Di Pietro ancora, c'è spazio avanti a sé, può andare dentro Giorgia Di Pietro che non sbaglia, più uno Mechanic System Oderzo, 19-18. Dalla Costa, entrambe le squadre stanno cercando molto la velocità, Salerno lo fa sistematicamente dall'inizio della partita, in seconda fase ha tante rotazioni, Laura Avram che sta tenendo in panca Natasha Kurnic,
9 metri con Lustetler che farà ripartire l'azione. Il tutto però dopo il time out chiamato da Laura Avram dopo 9 minuti e 50 secondi di questo secondo tempo. Time out, super spot e poi torniamo. Di nuovo in campo dopo il time out chiamato da Laura Avram, che spende dunque qui la prima interruzione di questo secondo tempo, di questa ripresa, con Salerno che adesso sta facendo i conti con una reazione veemente da parte di Oderzo, termine forse improprio reazione perché Oderzo è sempre stata all'interno della partita, una reazione però in funzione del meno uno su cui le Opitergin erano andate a riposo al termine del primo tempo. Prolungato il momento di parità sul 15-15 nella fase iniziale, nei primissimi minuti del secondo tempo, nei primissimi minuti della ripresa. Poi Oderzo ha trovato la via della rete, Salerno ha sbagliato più di qualcosa nella fase d'attacco. Ora Manojlovic, si rivede Krnic dopo il time out, lo scarico, la palla per la conclusione da parte di Canessa, il tiro che è terminato però sull'esterno della rete, non un buon impatto sulla partita per Canessa su questa conclusione controllata agilmente, senza troppe difficoltà e complicazioni, da Meneghin. Costa, Di Pietro, Oyeswold, Di Pietro. Le finte di Giorgia Di Pietro, e la rete, si sta prendendo la squadra sulle spalle adesso, Giorgia Di Pietro. Vista la marcatura strettissima, davvero asfissiante, su Arasai Duran, il tiro e la parata di Meneghin che può esultare. Esulta Oderzo perché questa è una palla importante in questo momento della partita, con Salerno che ha già speso un time out. Oderzo attacca per il più 3 in mano. Di Pietro, Oyeswold, il suo palleggio, la palla per Di Pietro, la rigioca indietro per Oyeswold. Si fa vedere Duran, sempre seguita a vista da Canessa. Il sottomano di Di Pietro, è un tiro però rivedibile come scelta questo di Giorgia Di Pietro, che ha concluso praticamente da fermo su questa azione. Manojlovic dall'altro lato, la azione difensiva di Duran, gran muro di Arasai Duran, che se non può mettere il sigillo nella fase d'attacco lo fa in quella difensiva, con un ottimo lavoro a smorzare la conclusione di Manojlovic che era arrivata lanciata. Un gol quasi fatto quello di Ramona Manojlovic, se non fosse per una Arasai Duran eccezionale. Perde palla Oderzo nella fase di possesso, Di Pietro sbaglia il passaggio per le mani di Giorgia Di Pietro, naturalmente passa un enorme numero di possessi soprattutto con la marcatura stretta ai danni di Duran, e Duran adesso ha fatto un cenno alla panchina chiedendo forse il cambio per Di Pietro, ha fatto cenno a Cavallaro dicendo forse Giorgia è stanca. Dalla Costa è entrata Valentina Landri in posizione di centrale, naturalmente tutti gli appassionati di pallamano non possono che provare grande piacere nel rivederla calcare i campi della Serie A Beretta e i campi importanti, quelli che contano, quelli delle finali scudetto. Salerno qui però perde completamente la marcatura, un'autostrada per Coloredo con il passaggio di Duran che taglia tutto il campo ma senza grande velocità, perché lo potete riapprezzare nel replay e notare nuovamente nel replay, la difesa di Salerno era completamente aperta nel mezzo. 21-18, quel più 3 di cui parlavamo in precedenza si materializza adesso. Manojlovic, l'uno contro uno di Dalla Costa che viene atterrata e subisce fallo. L'intervento è stato di Vito Bello.
una soluzione che si era già vista nel corso del primo tempo, questa difesa con il centro avanti, con Vito Bello che lavora in 5-1. Si ricomincia, linea tratteggiata, 9 metri, Manojlovic. Landry per Manojlovic ancora. Uno contro uno verso l'esterno, la segue Di Pietro senza commettere fallo. Parata di Meneghin e palla recuperata dalla Mechanic System Oderzo con i minuti che nel frattempo vanno via. Siamo al 43esimo complessivo, quasi 44. Oyesvold. Il tiro di Oyesvold, frettolosa questa conclusione della norvegese, murata dalla difesa di Salerno e poi recuperata, il ripiegamento sul palleggio di Landry che subisce fallo, 9 metri. Chiede calma dalla panchina Laura Avram alle sue giocatrici. Landry, sostituzione, esce dalla Costa, entra Krnić. Manojlovic. Il pallone sporcato da Vito Bello, la recupera Landry che si avventa su quella palla vagante. Manojlovic. Krnić riesce a sfuggire questa volta a Vito Bello. Fallo con Duran e Stettler che finiscono a terra entrambe. Volano sportellate sulla linea dei 6 metri. E la posta in palio d'altronde è molto molto alta. E lo sappiamo bene. Gara 2 il prossimo 16 maggio alla Pala Palumbo di Salerno. Vedremo quale sarà delle due squadre ad avere la possibilità di chiudere la serie dopo gara 1 di questa sera. Il tiro di Landry che ha provato la conclusione è un po' debole, para Meneghin e Oderzo va di là, palla in mano e col più 4 in mano. Di Pietro. Oyesvold, sempre tenuta fuori dal gioco Duran. Di Pietro si muove con Loredo sulla linea. Di Pietro, palla schiacciata, passaggio delicatissimo da gestire. E Oyesvold butta via un altro possesso, la recupera però con Loredo e poi ci pensa Ferrari a salvare letteralmente la Iomi Salerno su una palla buttata via. Rivediamo quello che è successo con Ferrari che compie un autentico miracolo su una palla che Salerno aveva consegnato su un piatto d'argento alla Mechanic System Oderzo, in particolare a Colloredo, che quasi non ci credeva e non ha avuto la prontezza di appoggiare la pallone in fondo al sacco. Gomez, fallo ai 9 metri. La palla per Krnić. Gomez, il tiro dai 9 metri, mura Oderzo e poi la parata di Meneghin. Replay per questa azione con il buon lavoro difensivo del tandem Duran Di Pietro per smorzare la conclusione e permettere a Barbara Meneghin di controllare agevolmente poi la tiro, la conclusione estremamente indebolita di Suleiki Gomez. Salerno continua il momento di difficoltà. E arriva il tiro dalla distanza, rete fantastica questa di Giorgia Di Pietro, davvero un gran gol questo di Giorgia Di Pietro per il 22-18, è il più 4, è il massimo vantaggio fatto registrare nel corso della partita da una delle due squadre, davvero una gran rete quella segnata da Di Pietro. Dalla Costa per Gomez, continua a far ruotare le giocatrici Avram. Ma Salerno vive un momento di persistente difficoltà a questo punto. Stettler. Dalla Costa. C'è a terra Stettler che ha subito un colpo. Gioco fermo. Rivediamo il gol sull'azione precedente da parte di Giorgia Di Pietro. La grandissima rete segnata.
Krnić dai 9 metri. Settler. La palla per Gomez. Il tiro di Krnić, serve la sua esperienza per tirare fuori dai guai e dalle difficoltà la IOMI Salerno. Rivediamo il gol da parte di Natasha Krnić. Accennavamo nel corso del primo tempo al lungo curriculum di questa giocatrice che ha vinto nei 6 anni trascorsi in Spagna dal 2006 al 2012. Intanto si gioca e ci prova Eleonora Costa, la girella che colpisce il palo e sarebbe stato un gol degno di replay. La butta via Gomez qui commettendo un fallo in attacco ai passi e poi Duran per Vito Bello che arriva troppo in prossimità della linea dei 6 metri, salta con il piede destro, fallisce la conclusione, para Elisa Ferrari che le chiude lo specchio avanti a sé. Tanti errori, tanto nervosismo da una parte e dall'altra con il pallone che ovviamente scotta dalla Costa. Ilara dalla Costa, ancora il suo palleggio, chiama a sé Stettler, la palla per Gomez, prova Vito Bello, poi salta la copertura difensiva, la palla larga per il tiro di Napoletano, pallone che colpisce il palo, sbaglia Napoletano, palla riconquistata dalla Mechanic System Oderzo, arriva il time out con 48 minuti e 45 secondi giocati, noi ci fermiamo, piccolo spot e poi torniamo. Rientriamo con le immagini in diretta dalla palestra Masotti di Oderzo, immagini curate alla camera da Nicola Zoppa, in regia Dan Sirbu, per questa gara 1 di finale scudetto della Serie A Beretta al femminile. Da un lato le padrone di casa della Mechanic System Oderzo, dall'altra la IOMI Salerno, per la serie che assegnerà il 51esimo titolo italiano nella storia della Serie A Beretta. Non ha mai raggiunto questo traguardo la Mechanic System Oderzo, l'ha vinto 7 volte la IOMI Salerno. Seconda volta che queste due squadre si affrontano in finale dopo la stagione 2018-2019, quando Salerno aveva chiuso in gara 2 la serie. Palla per Di Pietro, sottomano para Ferrari, che è costretta a 120 minuti davvero complicati per fare i conti su queste conclusioni davvero insidiose da parte di Di Pietro. E intanto Napoletano, rete spettacolare questa di Pina Napoletano, raccoglie il pallone nell'angolo sul lancio lungo a tagliare tutta la difesa di Oderzo da parte di Suleiki Gomez, rete del 22-20. Di Pietro per Gomez, per Duran naturalmente. Suleiki Gomez invece è appostata in difesa proprio su Giorgia Di Pietro, salta proprio la copertura difensiva di Gomez, il tiro da parte di Di Pietro che finisce sul fondo però dalla Costa. Lauretti Matos deve fermarsi e tornare ancora dall'area dalla Costa. Krnić sotto contatto, poi Gomez, il suo palleggio, Gomez ancora, Krnić preferisce abbassare ritmi e battiti e rimettere tutte le giocatrici al proprio posto, riparte con le prime 7, o almeno con il trio di terzini con cui aveva iniziato la partita. Laura Avram, il tiro dalla distanza, Ilara dalla Costa, da filmare e rimostrare nelle scuole di pallamano questo gol di Ilara dalla Costa. Guardate da dove stacca, dai 10 metri questa rete di dalla Costa, davvero un gran gol per il 22-21. Duran sotto contatto, il suo tiro, errore alla conclusione di Duran che aveva provato ad alzare il ritmo dell'azione d'attacco personale. La conclusione di Gomez, ci sarà un 2 minuti per Giorgia Di Pietro. Superiorità numerica per la IOMI Salerno che al rientro dal timeout, chiamato però
da Alessandro Cavallaro, ha piazzato il break, il mini break per ora, con cui ha ricucito lo strappo, almeno in parte, con cui adesso si presenta a questo nuovo possesso, a questo nuovo attacco. Gomez, Krnić, la palla schiacciata per il tiro di Lauretti Matos, sotto fallo, 9 metri. Dalla Costa, Krnić, Gomez, ancora Krnić, Dalla Costa, la finta di scarico, poi la palla di nuovo centralmente per Krnić, Gomez sulla superiorità numerica, Salerno si muove bene, la difesa di Oderzo, e ci vuole un'invenzione di Sulejki Gomez, un tiro tra le gambe di Barbara Meneghin sul tentativo di copertura da parte di Arasai Duran, le cui mani però non possono arrivare dappertutto. C'è Poderi sulla linea dei terzini come sostituzione per Giorgio Di Pietro, sanzionata con 2 minuti, lo ricordiamo. Arasai Duran ci mette le mani però. Elisa Ferrari che riesce a deviare il pallone, Gomez dall'altro lato, il suo palleggio, Gomez lo scarico, palla che era destinata a Vittoria Romeo, fallo, mentre rivediamo l'azione precedente con la parata, il tocco quasi impercettibile ma decisivo di Elisa Ferrari sul tiro scagliato all'indirizzo della sua porta da Arasai Duran, che seppur faticosamente sta cercando comunque di ritagliarsi lo spazio per delle conclusioni dalla distanza. La palla per Romeo che ha spazio per la conclusione, non c'è fallo, si continua a giocare, protesta Romeo all'indirizzo della coppia arbitrale, il pallone però ce l'ha in mano Oderzo, parità 22 a 22, equilibrio totale, Salerno ha annullato il massimo vantaggio che è stato fino a 4 reti della Mechanic System Oderzo. Poderi, l'uno contro uno di Costa, la palla direttamente per Oyeswald, Poderi, esce fuori Duran che chiama a sé il pallone, va in uno contro uno, il tiro di Arasai Duran, ha bisogno dei suoi gol la Mechanic System Oderzo. Rete dalla distanza di Arasai Duran, che si era appostata come secondo pivot, ha abituato a quell'idea la difesa di Salerno, poi è tornata immediatamente disponibile sulla linea dei terzini, quel tanto che basta, una frazione di secondo per ricevere il pallone, andare in uno contro uno, alzarsi dagli 8 metri dove è inarrestabile la giocatrice cubana. Da una cubana all'altra, Gomez, palla che colpisce il palo, errore di Sulejki Gomez. Rientra Giorgia Di Pietro dopo i 2 minuti, che probabilmente saranno stati sicuramente un momento di difficoltà per la sua squadra, ma provvidenziali per un po' di riposo, per rifiatare per la giocatrice teramana. Di Pietro, la cui conclusione però arriva a contatto con la difesa, e quindi un tiro non facile da prendere, centrale, para Elisa Ferrari, deve rientrare Giorgia Di Pietro perché intanto Dalla Costa sta accelerando dall'altro lato, Krnić si infila nello spazio, non c'è fallo, si continua a giocare, Duran che si prende l'intervento difensivo di Lauretti Matos, si prende il fallo, si tiene il possesso e procede con calma e alla piccolo trot per andare dall'altro lato. L'improvviso cambio di ritmo di Duran che va in palleggio, la palla per Oyeswald, rete da parte di Oyeswald, ma questo gol va attribuito al 90% ad Arasai Duran. Improvviso cambio di ritmo partendo praticamente dalla sua tre quarti di campo, è arrivata direttamente sui 9 metri opposti superando la sua diretta marcatrice, ha creato la superiorità numerica, scaricato sulla norvegese che finalmente si fa notare anche per mettere il suo nome nel tabellino delle marcatrici. 24-22, è un gol importante quello di Oyeswald, Salerno è tornata sotto di 2, lo scarico per Napoletano, si prende il tiro Napoletano, anzi no perché viene fermata dal fischio e soprattutto dall'intervento falloso da parte di Pugliara. Allora 9 metri, Gomez, Krnić, Gomez, il palleggio di Gomez,
fallo da parte di Duran, 9 metri. Gomez ancora, possibilità per andare alla conclusione da parte di Romeo, è il pallone che viene mantenuto fuori dalla porta da Meneghin, nulla di fatto per Salerno, Oderzo di nuovo con una palla che pesa come un macigno. Di Pietro, Oyeswold, Pugliara, fallo di Napoletano, si lascia cadere Pugliara, ovviamente il tutto per permettere ad Arasai Duran di farsi vedere e di ricevere il pallone. Duran, Di Pietro, per Costa, il tiro di Costa si era infilata dentro nello spazio Eleonora Costa, la conclusione ha colpito il palo, adesso ci sono due giocatrici a terra, sono Costa e Lauretti Vatos, anche se Krnic è già dall'altra parte. Gomez, è saltata la copertura difensiva, il tiro di Romeo che mette il pallone sopra la testa di Meneghin, pesava anche questo tiro di Meneghin, per questo tiro naturalmente di Romeo all'indirizzo della porta difesa dalla Meneghin, il gol che ha 2:50 in questo istante, alla fine della partita, vale il meno 1, 24-23. Oyeswold prova a giocare il pallone dentro per Colloredo, che in qualche modo con la calamita nelle mani attira a sé quella sfera, riesce a mantenerne il possesso, le finte di Duran, la palla per Di Pietro, fallo ai danni di Duran, 9 metri ancora. Entrambi gli allenatori hanno a disposizione il proprio time out, il tiro di Duran, fallo e ci sarà un 2 minuti per Dalla Costa. 2 minuti per Ilara Dalla Costa in un momento chiave della partita. Dalla Costa rientrerà a 21 secondi dal termine dell'incontro. Di Pietro. Superiorità numerica per la Mechanic System Oderzo. Duran. Ancora Di Pietro, la palla per Duran, l'uno contro uno, sotto contatto Duran, il tiro para Ferrari, ancora 9 metri. Aveva almeno un paio di giocatrici aggrappate a sé come uno zainetto Duran, 9 metri. Di Pietro, il tiro di Giorgia Di Pietro e il pallone che finisce sul secondo palo, rete del 25-23, deve rimettere in gioco velocemente Salerno che nonostante la inferiorità numerica non ha tempo, invasione fischiata a Lauretti Matos sull'assist di Gomez, Salerno stava giocando con l'extra player, rivediamo intanto nell'azione il gol da parte di Giorgia Di Pietro, il gol che a 1:30 dalla fine sta segnando questo attuale più 2. Duran, palla per Pugliara che ha un tiro importante nelle mani e lo mette dentro, rete da parte di Beatrice Pugliara, palla messa sul palo lontano per il 26-23, 1 minuto alla fine della gara. Gomez, Krnic, Manojlovic, Krnic sotto contatto, la palla per Manojlovic che risale, poi lo scarico verso Romeo, è un pallone sporco però deve ricominciare Romeo, Gomez, lo scavalcamento di Manojlovic, la palla per Krnic, alto dopo aver colpito la traversa, ultimi 45 secondi di gestione della palla per la Mechanic System Oderzo. I sorrisi però sulla panchina della squadra di Cavallaro sono abbastanza eloquenti perché il match tra i secondi mancanti e il vantaggio da gestire vuol dire una sola cosa, vuol dire che la Mechanic System Oderzo arriverà domenica alla palestra Palumbo di Salerno con la possibilità di chiudere la serie e di aggiudicarsi il titolo italiano, di aggiudicarsi lo scudetto dopo aver vinto questa gara 1 di finale, aprendo la serie con un successo alla Pala Masotti qui ad Oderzo, facendo valere il fattore campo ma dando continuità a quella serie di precedenti positivi di cui avevamo parlato in apertura di telecronaca, rete di Arasai Duran, 27-23, ultimissimi secondi, Salerno ovviamente non vuole rallentare, ma la gioia è tutta della Mechanic System Oderzo che batte
con il punteggio di 27-23 la Iomi Salerno in gara 1 di finale scudetto, la Mechanic System Oderzo domenica 16 maggio alle ore 18:30 ancora in diretta su Eleven Sports avrà la possibilità di chiudere la serie e di vincere il titolo italiano, di aggiudicarsi il 51esimo scudetto nella storia della pallamano italiana e della Serie A Beretta. Per la Iomi Salerno una sola chance, unica, vincere per portare la serie a gara 3 il prossimo 18 maggio, nell'eventualità ovviamente, 18 maggio, sempre 18:30, sempre alla Pallapalumbo di Salerno. Ricordo che la formazione campana ha il vantaggio del fattore campo in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Il secondo tempo fa la differenza a questa partita, perché la Mechanic System Oderzo era sotto di una rete al termine del primo tempo e ha ribaltato completamente l'andamento della partita, ha toccato il più 4, è stata raggiunta di nuovo dalla Iomi Salerno in una situazione di parità e ancora una volta ha trovato la forza, in modo particolare con le sue due giocatrici chiave, con Ara Zeiduran e con Giorgia Di Pietro, ha trovato la chiave per una vittoria importantissima, 27-23. Da qui si riparte, è uno scarto che ovviamente non conterà perché non c'è validità nel discorso della differenza reti su una serie al meglio delle tre partite, e quindi qualora Salerno dovesse vincere anche con una sola rete di scarto avrebbe la possibilità comunque di giocarsi gara 3, ma come detto Salerno ha una sola possibilità, può solamente vincere in gara 2 domenica al Pallapalumbo di Salerno. Oderzo invece compie un passo in avanti di fondamentale importanza e soprattutto di enorme peso nella corsa verso lo scudetto. Dalla Palamasotti è tutto, vi ricordo ancora il punteggio: Mechanic System Oderzo si aggiudica gara 1 di finale scudetto battendo la Iomi Salerno con il punteggio di 27-23. Noi ci ritroviamo domenica alle ore 18:30 ancora in diretta su Eleven Sports, questa volta da Salerno per gara 2 in casa della formazione campana. Da Matteo Aldamonte grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci su Eleven Sports e sui canali della Federazione Italiana Gioco Handball, e l'augurio resta quello di sempre: buona pallamano a tutti.